Iscrivetevi sulla cucina di Raffi! Ciao a tutti amici e amiche, bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio presentare i torcetti tirolesi. Andiamo con la ricetta. Allora, per i nostri torcetti ci vogliono 500 g di farina 00, 2 cucchiaini di zucchero semolato, una bustina di vanillina, un cucchiaino di sale fino, una bustina di lievito mastro fornaio, 180 g di olio di semi e 180 g di acqua calda. Andiamo con l'inserire la nostra farina. Facciamo un buchino al centro e incominciamo a inserire gli altri ingredienti. Lo zucchero, il lievito, la vanillina, giriamo un po' e inseriamo anche il sale, il cucchiaino del sale. Inseriamo anche il nostro olio di semi. E finiamo con l'impastare il tutto con l'acqua tiepida o calda. Allora, una volta impastato il tutto, dobbiamo mettere leggermente un po' di farina nella coppa e far lievitare per un paio d'ore. La pasta deve venire elastica, quindi inseriamo la farina sotto per non farla attaccare e lasciamo lievitare per un paio d'ore l'impasto. Copriamo con una pellicola o con un canovaccio e la facciamo riposare per un paio d'ore. Abbiamo aspettato che la nostra pasta sia lievitata e andiamo col finire con la procedura. Quindi rimpassiamo un po' la pasta . Prendiamo dei pezzettini di pasta e formiamo dei cordoncini. Formando dei cordoncini dobbiamo tagliare un pezzetto e fare i trancetti, cioè in pratica non formare un tarallo tondo ma tipo una E. Schiacciare leggermente, poi prendere un piatto con dello zucchero semolato e passarli sopra e metterli su carta da forno. Continuiamo fine a fine impasto, quindi formare delle E, i trancetti sono così. Una volta finiti di fare tutti i torcetti, adesso inforniamo. Allora inforniamo a 200 gradi, forno ventilato, centrale la teglia per una ventina di minuti. Abbiamo uscito i nostri torcetti e sono venuti in questo modo. Mi raccomando, fateli perché sono molto buoni e deliziosi e anche carini. Mi raccomando, sempre pollice in su. Grazie sempre che mi seguite e ci vediamo alla prossima.
Iscrivetevi sul mio canale.